assolto dal reato di violenza nei confronti dell'ex compagna in quanto il fatto non sussiste. Si conclude così un processo al Tribunale di Termini Imerese che ha visto coinvolti due bagheresi, nel quale ha relazionato Lolita Tinelli, fondatrice e presidente del CESAP, intervenuta in qualità di esperta sul tema della comunità dei testimoni di Geova. La donna, per sua stessa ammissione, nel momento in cui ha accusato l'ex compagno di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, sottrazione di minore, violenza carnale, era un'adepta e ha seguito alla lettera le indicazioni imposte dalla setta. Sono trascorsi però ben 6 anni prima di essere assolto perché vittima di bugia teocratica dalle accuse infamanti e pesanti con i quali un uomo da innocente rischiava una pesante condanna. La donna lo aveva accusato precostituendosi artatamente le prove con provocazioni intenzionali, mentendo con dovizia di particolari, al fine di annientare il suo ex compagno, colpevole di non appartenere ai testimoni di Geova e contrario alle loro credenze, perché voleva educare i due bambini alla fede cattolica. Prosegue regolarmente, senza soluzione di continuità anche durante le festività pasquali, l'attività al lab provinciale della Fiera del Mediterraneo a Palermo. Sia i tamponi in modalità drive-in che le vaccinazioni saranno effettuate anche il lunedì 5 aprile. Le vaccinazioni saranno garantite nel rispetto del giorno e degli orari previsti nelle prenotazioni effettuate dagli utenti rientranti nel target. Il servizio è funzionante dalle 8 alle 20 con ingresso dell'ultima autovettura all'interno della fiera alle ore 18. Intanto le vaccinazioni anti-Covid nelle parrocchie siciliane sono state estese anche alla fascia d'età di 65-69 anni, nel caso in cui sono rimaste dosi delle somministrazioni della settimana scorsa. Sarà la ditta Hydro-S Engineering SRL ad effettuare la progettazione definitiva dei lavori di manutenzione del ponte calabrese Burrone sul fiume Leuterio. A darne notizia l'onorevole Caterina Licatini del Movimento 5 Stelle, che si è interessata della vicenda riguardante la chiusura prima e la riapertura dopo di una sola carreggiata dopo che il ponte Burrone che collega Aspre e Ficarazzi è rimasto bloccato. L'iter era fermo da mesi e su questo motivo aveva presentato una interrogazione parlamentare. Il ponte che sovrasta il fiume Leuterio nel 2018 era stato chiuso al traffico veicolare a causa delle precarie condizioni strutturali, creando non pochi disagi in quanto rappresenta uno snodo fondamentale per la viabilità, soprattutto per i commercianti. L'amministrazione comunale di Bagheria intende realizzare i bagni pubblici nella frazione marinara di Aspra entro l'estate. Lo ha annunciato il sindaco Filippo Tripoli nel corso di una puntata di Pungolo Talk. Tripoli ha pure comunicato che i bagni pubblici di Palazzo Alfano non sono a norma ed occorre abbattere le barriere architettoniche per essere pienamente fruibili. Sono invece perfettamente funzionanti quelli di Piazza Vittime della Mafia. A causa di un guasto nelle vasche di approvvigionamento nell'area archeologica di Solunto, essendo già in riparazione la rete idrica che si era bloccata nei giorni scorsi, l'acqua a Porticello sarà erogata da oggi, lunedì 5 aprile. Lo comunica l'AMAP. L'azienda che ha in carico il servizio fa sapere inoltre che a Santa Flavia sarà erogata da domani, martedì 6 aprile, e nella frazione di Sant'Elia l'acqua arriverà mercoledì 7 aprile.